Le partite, le vittorie sono tutte importanti. Chiaramente quando si riesce ad ottenerla contro avversari di primissima fascia come lo è Verona, è chiaro che diventa ancora più importante perché può dare la conferma della positività di tutto quello che stiamo facendo in questo momento in palestra quotidianamente. Quindi, oltre che a dare morale, dai 3 punti, da più serenità. Conferma appunto che quello che stiamo facendo porta sicuramente un qualche cosa di positivo. Io sono sempre stato un grande predicatore del low profile, quindi io ero fermamente convinto che non eravamo scarsi quando i risultati non erano quelli che tutti si aspettavano e non dobbiamo pensare di essere dei fenomeni adesso perché abbiamo vinto 2 o 3 partite consecutive. Quindi penso è quello che io sono certo e che conosco, la medicina migliore è il lavoro, è continuare a lavorare, cercare sempre di farlo al meglio quotidianamente per cercare di essere pronti nel miglior modo possibile quando poi andiamo ad affrontare gli avversari nelle varie partite. E chiaramente i risultati aiutano perché quando ti riescono determinate giocate, quando ti riescono determinate dinamiche all'interno del contesto di squadra, ti danno grande fiducia, il percepire, il capire che tu puoi giocare alla pari, no? Giocarti set alla pari, vincerti di un punto contro qualsiasi tipo di squadra o quantomeno contro una squadra che ha fatto, penso che sia stata la rivelazione assoluta del girone d'andata, ti danno una grande consapevolezza della tua forza, ti danno autostima e quindi questo è un qualche cosa sicuramente di positivo. Dal punto di vista tecnico, quali sono le cose che in questo momento ti stanno piacendo di più e quali invece quelle sulle quali dovete ancora lavorare? Ma io penso che questa squadra qua abbia fatto un grande, grande salto di qualità in attacco, cosa che magari all'inizio sì lo era, però adesso stiamo raggiungendo dei picchi, dei risultati, delle percentuali molto alte in maniera anche omogenea. I margini di miglioramento ci sono magari nella gestione della battuta da parte di qualche giocatore che commettiamo ancora qualche errore di troppo. E ci sono sicuramente nella correlazione nella fase di muro e difesa dove purtroppo prendiamo ancora qualche muro out di troppo, nel senso che quando magari il gioco, quando riusciamo a tenere la palla a distanza della rete nella squadra avversaria, dobbiamo cercare di essere più incisivi, di essere più efficienti. Bisogna andare avanti, bisogna continuare a lavorare soprattutto bene. Non è che è sufficiente lavorare tanto, perché se fai tanto male non serve a niente, e come è stato fatto fino adesso. È chiaro che quando avremo la squadra a ranghi completi, dove potremo allenarci anche tutti assieme, è chiaro che il livello dell'allenamento sarà sempre più alto.